praticamente a pari merito in tutto, sia in difficoltà che in esecuzione. Davvero sono curiosa di vedere chi avrà il primo posto. Intanto è entrata anche Katrin Taseva dalla Bulgaria. Ah, un errore subito per lei. Bello. Bellissima ripresa. Molto bella questa maestria. Finale uguale all'inizio, davvero un bel esercizio, molti passaggi li ha mantenuti rispetto all'esercizio dell'anno scorso, che era uno dei miei preferiti, con una musica molto particolare. Anche quest'anno devo dire che sta facendo molto bene. Questo esercizio è sembrato davvero, davvero ricco di... Ecco, questo è il piccolo errore che c'è stato all'inizio. Se non sbaglio avrebbe dovuto dal piede rotolarlo dalla schiena, poi dalla nuca fino alle mani, e invece purtroppo le è caduta la palla a capitare. Non oso immaginare col piede sudato come può poi fare questo passaggio. Pongono una combinazione di difficoltà. Vediamo, tanto ecco, la giuria. Inquadrata la giuria in attesa di conoscere il punteggio di Katrin Taseva. Eccola anche Kristin Kraaij, la sua allenatrice, in attesa del punteggio. Beh, arrivare a un 19-9 purtroppo penso non sarà possibile, ma la gara è ancora assolutamente aperta. Bielorussia 18-0-50, anche lei arriva al 10 di difficoltà, non lo supera.